Buonasera amici della Legge del Pallone e benvenuti alla terza giornata di campionato che vede affrontarsi Bonelli Erede contro AEO con GT Santa Maria. Vediamo chi avrà la meglio. Pallone che diventa un assist per Catapano, che da due passi deposita in rete l'1-0 di Bonelli Erede. Denaro Mancino, ed è una grande risposta da parte di Fato. Tocco dentro, pallone che resta lì e arriva il 2-0 con questo pallonetto che beffa Fato. Luratti cerca spazio, va in porta col Mancino e trova un gol meraviglioso, il gol del 2-1 che riapre i giochi. Tutto cross dentro, deviazione, palla che resta lì. Arriva il destro che scheggia il palo. Poi c'è il tentativo di rovesciata e mette in angolo un attento Fatto. Palla va da Denaro. Denaro da due passi non sbaglia e mette dentro il 3-1. Pallone battuto direttamente in porta, attraversa Polito, occhio! Erroraccio qui difensivo. Palla di Fatto regalata al numero 9, Mazzola. Che è un po' di campo, Catapano accelera, va in porta col Mancino e segna il 4-2. Tocco dentro, attenzione per Denaro davanti al portiere, non sbaglia e piazza in porta il 5-2. Saltato il portiere, da due passi arriva il 6-2, siglato da Polisicchio, se sì. In porta col destro, traversa e poi il pallone allontanato. Pallone che incredibilmente finisce fuori di nulla. E finisce qui la partita. Finisce con il successo di Bonelli Erede per 6-2. Allora, siamo qua con Polisicchio di Bonelli Erede. Partita giocata bene. Forse avete rischiato qualcosa all'inizio del secondo tempo, quando avete regalato un gol agli avversari con quel retropassaggio, però per il resto solito calcio spumeggiante. Sì, partita sempre sotto controllo, tranne i primi 20 minuti dove con due errori li abbiamo rimessi in partita, e poi anche grazie ai cambi, la rosa ampia, abbiamo sempre mantenuto 2-3 gol di vantaggio, l'abbiamo controllata come piace a noi. Poi oggi il campo grande ci ha anche facilitato e non abbiamo rimpianto l'assenza di Certino. Perfetto, abbiamo visto che hai cercato il gol, non l'hai trovato, ti sei arrabbiato e alla fine l'hai trovato. Sì, ma io gioco contro gli avversari, la panchina, i miei compagni di squadra, che non vogliono che faccia gol, ma quest'anno prenderò la scarpa d'oro al posto di Certino. Ciao Andrea. Grazie mille, ciao, grande.